Ciao, faccio questo video molto veloce per mostrarvi le Super Duo che mi sono arrivate ieri dopo averle acquistate da Sabrina Cristalli. Vi metto tutti i riferimenti qua sotto nell'info box. Ho scelto tutte e 10 le colorazioni che le erano arrivate perché le trovo veramente, veramente molto belle. Tra l'altro ho fatto una scorta e ho preso 50 grammi per colore, così almeno mi dureranno un bel po'. Oddio, un bel po', non lo so, perché ho in mente tantissimi progetti, sono abbastanza ferma perché ho lì tutto materiale nuovo e solo che non lo so perché non ho lo spunto nel creare, non mi viene da prendere le perline, ma sono tranquilla perché so che mi capita sempre, per cui mi sveglierò, sono sicura che mi sveglierò un giorno e farò 800.000 cose e riprenderò il passo, insomma, il mio solito passo nel creare. Per adesso vi mostro quindi questo bellissimo materiale che ho acquistato. Quindi sono tutte Super Duo. Comincio con questo Super Duo, codice K201 Blue Pastel Rainbow. Alcuni le chiamano anche Metallic Suede. Non ho capito adesso bene da cosa dipendano queste differenze, se dal fornitore generale o non ne ho idea. Fatto sta che io le ho comprate con questo nome e così ve lo mostro, così se volete andare anche voi ad acquistarle avete i riferimenti giusti. È un bellissimo colore di blu, è leggermente più scuro rispetto a come lo state vedendo, ma proprio leggermente un pelo, è abbastanza affidabile. E come vedete hanno questa satinatura metallica che è molto 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 bella. E questa è proprio la peculiarità che io amo di questo tipo di Super Duo. Quindi ho preso questo pacchetto da 50 grammi. Poi, rimanendo invece sulla tonalità, passando a un cambio di tonalità, ho scelto questo verde e sono il codice 203 K203 Green Pastel Rainbow. Veramente, veramente belle. Tra l'altro, le ho trovate un pelino diverse dalla colorazione, perché sapete che queste perline erano uscite proprio a fine 2013, inizio 2014, e poi sono sparite dalla circolazione. Ora sono state ributtate fuori, ma secondo me un pelino sono cambiate. Vi faccio vedere la colorazione, non si nota tanto. Mi sa che non si nota tanto. Comunque trovo quelle nuove molto più brillanti rispetto a quelle vecchie, in questo caso, in questa colorazione. Purtroppo la telecamera non fa vedere questa differenza che è minima, ma comunque si nota a occhio nudo, ecco. E niente, passo a farvi vedere anche gli altri colori. Ho preso questo colore bellissimo che è il K205 Beige Pastel Rainbow, che è una colorazione oro che tende un po' al verde, un oro verde, diciamo così, che è molto più accentuato dal vivo. Vi rimostro il codice. E anche queste sono molto molto satinate. Belle, belle molto. Poi ho preso questa bellissima colorazione di viola. Sono le K199, molto molto accentata l'effetto metallico appunto su queste perline, purtroppo non è ben riscontrabile attraverso la telecamera e sono anche un pelino più scure rispetto a come le vedete. Poi ho preso queste che sono le K206 Brown Pastel Rainbow e sono una colorazione sul marrone. È un marrone abbastanza scuro. Anche questo ha come se avesse dei riflessi sul verde a marcio, diciamo così. E comunque è una colorazione marrone molto bella.
spero che si riesca a capire il colore. Poi ho preso queste K200 Dark Lavender Pastel, scusate, Dark Lavender Pastel, e sono, anche se vi sembrano scure, in effetti sono scurissime, sono proprio così, un viola veramente veramente melanzana, scuro scuro scuro, che sembra quasi un nero blu. In realtà è un viola veramente scuro, ecco, forse così si può vedere il riflesso reale. Quindi a vederle così nella bustina sembrano quasi nere, in realtà sono proprio viola. Poi, rimanendo sempre sui toni del viola, lilla, insomma, ho preso queste, le K208 Lila Pastel Rainbow, che sono appunto un color sempre sulla tonalità viola, non ve lo so definire, così come lo vedete, insomma, molto particolare e più luminose se viste ad occhio nudo. Ecco, poi ho preso queste, codice K202 Dark Blue Pastel Rainbow, e sono appunto una colorazione blu abbastanza scura, più un pelo più scuro rispetto a come le state vedendo, e adoro questo colore abbinato a questo colore oro, che lo smorza un attimino, smorza un po' la, diciamo così, il colore scuro. E questo color, diciamo così, beige pastel rainbow, vi lo chiamo oro, sta molto bene anche con i colori viola e con il verde, ovviamente. Poi ho preso questo colore qui, dark, ma forse questo ve l'ho già mostrato? No, non credo. No, Dark Lila Pastel Rainbow K207. E anche questo è un color melanzana abbastanza scuro. Volevo mettere a confronto con quest'altro, che invece è Dark Lavender Pastel. Sono molto simili, solo che nel Dark Lavender Pastel si notano di più i riflessi viola, sono un po' più chiari i riflessi viola, mentre nel 207 Dark Lila Pastel sono un po' meno evidenti, cioè sono proprio due sfumature diverse, anche se dalla telecamera purtroppo non si riesce a notare la differenza. Comunque sono abbastanza simili come colorazioni. Per ultimo ho preso queste, codice K204 Dark Green Pastel Rainbow, ed è un verde scuro, un pelino più scuro di come lo state vedendo. Purtroppo adesso provo magari a tirarne fuori un po', vediamo se cambia qualcosa. Ecco, forse così si può notare meglio la colorazione, è un verde molto molto cupo, sono colori abbastanza scuri, quelli scuri appunto denominati con la dicitura dark, quindi sembrano quasi neri, quasi dico appunto, ma poi alla luce hanno tutti i loro riflessi in relazione alla sigla col quale si presentano, insomma l'etichetta. Per cui questi erano i colori che ho acquistato. Spero che questa recensione vi sia stata d'aiuto. Troverete tutti i riferimenti per il negozio dove ho acquistato qua sotto nell'info box, quindi vi basta cliccare. E con questo vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!